Siamo qui a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo, in compagnia dell'eurodeputato Pietro Fiocchi, che ha avuto una interessante idea di portare un gruppo di imprenditori provenienti da gran parte della Lombardia, da Varese, Como, Brescia, dalla Valtellina e ovviamente da Lecco, che è la sua città natale. E il motivo per cui, proprio alla vigilia di Natale, ha compiuto questa interessante operazione, insomma, di avvicinamento alle istituzioni di questi imprenditori. Ecco, la domanda è: cosa gli ha suggerito? Com'è nata questa idea di portare qui, all'interno del Parlamento europeo, questo gruppo di imprenditori? Ma allora, secondo me è fondamentale il concetto che la maggior parte dei cittadini europei non sanno cosa facciamo qua al Parlamento europeo, per cui è molto importante avvicinare i cittadini alle istituzioni per capire i meccanismi, perché purtroppo, e questo è un difetto dei politici italiani, tutte le volte che c'è una roba che non funziona in Italia dicono è colpa dell'Europa, che non è vero che è così, alcune volte è vero, ma non sempre. Per cui è importante capire cosa sono i meccanismi da un lato, ma anche dall'altro lato seguire i lavori e seguire tutti i dossier, che sono veramente tanti e che impattano sulla nostra vita in maniera molto forte. Penso soprattutto da imprenditore, cioè se ti cambiano le regole sul riciclaggio, riuso, qua l'etichettatura, sopra e sotto e via dicendo, poi le conseguenze. È meglio saperlo prima, così ti organizzi per tempo e non vieni travolto dagli eventi. Adesso è chiaro che fra pochi mesi inizierà la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. È evidente che il prossimo Parlamento sarà chiamato a delle decisioni molto importanti. Si parla di riforma, perché il peso in questo momento della Commissione è notevole rispetto al Parlamento. Allora, la domanda è molto semplice. Come pensa di attivarsi? Ma allora, una cosa che io ho sempre detto, che purtroppo il Parlamento, nonostante sia composto da tutte persone elette dai 460 milioni di cittadini europei, ha relativamente poco potere decisionale. Cioè, per esempio, non possiamo neanche far partire un progetto di legge noi. Dobbiamo affidarci alla Commissione, quello che vuole fare la Commissione. Deve stimolare, esatto. Ecco, questo passaggio sarebbe interessante farlo, sarebbe interessante riequilibrare comunque i giochi di potere, tra virgolette, tra il Parlamento, la Commissione dall'altra parte e il Consiglio di Stati membri, perché altrimenti si rischia che poi tutte le decisioni vengano prese a livello di Consiglio di Stati membri, per cui vanno a prevalere gli stati più forti, più organizzati, che riescono a fare alleanza con altri stati, invece che un'impostazione veramente europea per il bene dell'Europa, collegiale. Esatto. Assolutamente. Un ultimissimo proprio flash. È chiaro che il sentiment nel nostro paese verso appunto l'istituzione europea è calato molto rispetto al passato. Ecco, qui si tratta adesso di un po', come dire, reentusiasmare l'opinione pubblica italiana. Condivide anche lei questa opinione, che c'è stato questo forte rallentamento, cioè gli italiani sono meno attratti, meno fiduciosi, e cosa si può fare? Sostanzialmente far capire, guardate che l'istituzione... Allora, condivido, e secondo me c'è da fare un grande lavoro di comunicazione. Io sto cercando di farlo nel mio piccolo, nel senso che tutte le volte che ci sono dei gruppi di cittadini che si lamentano, ah, ma guarda cosa sta succedendo, è colpa dell'Europa. Dico, non è colpa dell'Europa. Poi prendo la direttiva europea, il regolamento europeo, vado a Roma e gli dico, guardate che voi andate in procedura di infrazione, per cui modificate la legge nazionale, perché spesso volentieri le direttive europee, i regolamenti europei sono buoni. Siamo noi italiani che tendiamo a complicarci la vita con la burocrazia, eccetera, eccetera. Per cui, secondo me, un primo passaggio è sicuramente quello di far vedere che
l'Europa non è vero che è sempre colpa dell'Europa quando le cose vanno male in Italia, cosa che purtroppo molti politici fanno e dicono. E l'altra cosa è far vedere che si possono usare le direttive e i regolamenti europei per migliorare la vita e l'impatto economico di posti di lavoro dell'Italia. Per cui questo è fondamentale. Voglio darle una soddisfazione. Io da semplice cronista sono andato ad origliare cosa dicevano questi imprenditori. Beh, devo dire che questa, diciamo, iniziativa che lei ha preso ha sicuramente avuto successo, perché dai commenti che ho potuto raccogliere vanno proprio nella direzione a cui lei alludeva poc'anzi, cioè cerchiamo di far capire, avvicinare all'istituzione europea chi il cittadino, in particolare e poi l'imprenditore, che è quello che poi alla fine crea ricchezza in un paese. Crea posti di lavoro e crea ricchezza, Non solo è preoccupato per mandare avanti la sua azienda, ma poi di riflesso, perché se un'azienda va male, non va male solo per l'imprenditore, va male per tutti i dipendenti e per tutto l'indotto. Quindi complimenti per la sua iniziativa. No, ma certo, poi non bisogna dimenticare il vil denaro, perché avvicinando di più l'imprenditore, anche i piccoli imprenditori, all'Europa e fargli capire dove sono i fondi europei, non parliamo solo di PNRR, ma tanti altri fondi, potrebbe essere anche fondamentale per certi tipi di sviluppo di aziende sul nostro territorio. Sì, sì. Perché sulle nuove tecnologie, su tutte queste questioni qua, non parliamo della sanità e via dicendo, l'Europa sta buttando fuori un sacco di soldi. E noi rischiamo di non usarli, ma per ignoranza nostra che non sappiamo che ci sono, e quando sappiamo che ci sono dicono è troppo complicato. Non è vero, la politica dovrebbe fare di più per aiutare gli imprenditori e gli amministratori a portare a casa i fondi, questo siamo d'accordo, però sono lì. Sì. E vanno portati a casa fino all'ultimo centesimo, perché sono sempre soldi nostri, è l'Italia che li ha dati all'Europa, adesso non li riportiamo a casa, per cui non è che un regalo, ecco. Grazie di essere.